Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Ancora una cosa volevo chiederti, la situazione dei profughi, cioè riescono ad andare via, a scappare, oppure la situazione ancora è bloccata? E soprattutto chi li accoglie? Perché mi pare di capire che nessuno sta aprendo le porte per accogliere i profughi palestinesi. Fuori dalla striscia di Gaza nessuno sta aprendo le porte ai profughi palestinesi, e infatti si tratta di un'evacuazione che è interna alla striscia, dal nord al sud. Gli israeliani hanno anche lanciato dei burattini nella striscia di Gaza, in cui è segnato il confine, la linea che taglia due la striscia per il lato corto, sotto la quale è molto teoricamente sicuro, perché in realtà sono piovute bombe anche lì. Il nord è la parte da evacuare. Nel nord c'è Gaza City, che ha da sola 750.000 abitanti. In totale, considerando l'area circostante, sono 1.100.000 le persone che avrebbero dovuto evacuare in soltanto 24 ore. Ci sono già molti feriti, ad esempio, negli ospedali del nord, perché i bombardamenti vanno avanti da una settimana e quei feriti è difficile stabilizzarli per poterli trasportare nelle condizioni in cui è Gaza in questo momento. Stasera abbiamo avuto anche un'ulteriore conferma di una notizia che in realtà è di ieri, ma che una famiglia, e nel video che è stato verificato, ma che insomma avevamo questo aspetto, purtroppo era visibile fin dal principio, dal momento in cui questo convoglio di palestinesi che scappava, come era stato richiesto, dal nord verso il sud, quindi seguendo l'indicazione di Israele e facendo arrabbiare Hamas, che invece non vuole queste fughe, vuole che i palestinesi restino al nord e facciano sostanzialmente da scudi umani. Questa fuga è stata bombardata e ci sono almeno 12 morti, tra cui donne e bambini. La fuga che appunto seguiva le indicazioni in un convoglio che stava evacuando secondo le richieste, certo, israeliane. Dario, una domanda, cioè io mi chiedo, no? Chi ha attaccato una settimana fa si aspetta, quando ha fatto l'attacco,